Lascio presentare al prossimo ospite. Presentiamo, lo introduciamo, rullo di tamburi, perché io, carissimo Roberto Alexander Loforte, ti introduco come Fuori Rosa TV, perché il tuo nome è il nome che, insomma, ti contraddistingue su YouTube. Buonasera, Roberto. Buonasera, buonasera. Senti, Robby, con Giulia stavamo proprio parlando del tema delle corsie laterali, la Juventus che stasera ha giocato per vie centrali, l'infortunio di De Sciglio, e vedremo appunto di quale entità sarà. Dal tuo punto di vista, questa consapevolezza di fatto che la Juventus ha acquisito da andare scoperta sulla sinistra senza due terzini di ruolo può rivelarsi, passami l'aggettivo, letale da qua fino alla fine della stagione? Allora, io credo intanto che gli infortuni saranno purtroppo una cosa che vedremo non solo nella Juve ma in tutte le squadre. Noi siamo molto limitati per la questione delle liste UEFA, quindi noi non è che cioè giustamente il ragionamento della società è stato abbastanza facile. Certo, non ci potevamo aspettare di vedere Alessandro che si fa male, De Sciglio che purtroppo secondo me anche lui ce l'avrà per un po' di tempo. E quindi la scelta societaria iniziale me la potevo aspettare, adesso può essere un problema. Tra l'altro, sul fallo di Danilo prima ho sudato freddo perché pensavo che andasse al VAR. L'hai sottolineato anche giustamente. Giulia, poi non so se te sei d'accordo con me, chiediamolo anche a Roberto. È un quadrato molto più difensivo. Romeo Agresti sottolineava, con Sarri è cresciuto sotto questo aspetto. È un quadrato diverso rispetto anche al primo tempo. Sì, tre cross adesso, complessivi ha fatto in questa partita. Un quadrato molto più difensivo. Può reinventarsi in questo, non dico finale di carriera, ma in questi ultimi anni rosei che gli mancano, proprio questa mossa qui, sorprendente, di fine carriera, che poi è un ritorno alle origini per lui. Ma guarda, secondo me addirittura può essere un vantaggio per lui, perché non potrà avere quello scatto che davanti hai bisogno per tutta la carriera. Quindi giocando terzino secondo me può allungare la carriera, perché può richiedere. Esatto, riuscire a fare più compiti difensivi lo aiuterà tantissimo. E certo, a me comunque piace e convince sia in un modo che nell'altro, anzi... È versatile, ecco, dobbiamo dire. È versatile, ecco, e potremmo dire può essere assolutamente equiparato ad una donna che può fare più cose nello stesso momento. Non come noi uomini, Roberto. Sto scherzando, ovviamente. Roberto, invece ti volevo proporre un messaggio che ci è arrivato e che ho anche proposto prima al nostro precedente ospite. Sostituire Ronaldo è vietato, nel senso alcuni nostri ascoltatori ci stanno chiedendo, stanno storcendo il naso davanti appunto alla scelta di lasciare in campo ancora Ronaldo e invece togliere un Dybala che si merita la lode questa sera forse. Allora, sono d'accordo a metà, nel senso che ok, Ronaldo sicuramente gode anche un po' di questa sua nomea di intoccabile, però io credo che Ronaldo qualcosa poteva ancora tirar fuori stasera, Dybala proprio non ce l'aveva più, stava proprio camminando, e credo che proprio Dybala abbia chiesto il cambio perché non ce la faceva proprio più. Quindi togliere Dybala non credo che l'abbia tolto perché stava facendo meno bene di un altro, ma perché proprio la benzina era finita, quindi... Giusto, giusto. È così, è così. Assolutamente, assolutamente immaginabile questa versione. In tanti ogni tanto comunque appunto sottolineano come continui ad essere sempre più difficile, più difficile e impossibile immaginare un Cristiano Ronaldo che accetta una sostituzione. Piuttosto non si fa convocare. Assolutamente. Grazie Roberto. Fuori Rosa TV. Grazie a voi. Ciao, buona serata, buon fine partita.